Shining di Stephen King. Capitolo 17. L'ambulatorio. Con indosso solo le mutandine disteso sul lettino, Danny Torrance pareva molto piccolo. Teneva lo sguardo alzato sul dottor chiamami Bill Edmonds, che gli stava avvicinando una grande macchina nera montata su rotelle. Danny roteò gli occhi per esaminarla più attentamente. «Non aver paura, caro», disse Bill Edmonds. «È un elettroencefalografo, ti assicuro che non fa male». «Elettro?» «Noi per brevità la chiamiamo EEG. Adesso ti attacco alla testa tanti fili. No, non è che te li infili dentro, te li fisso con un nastro adesivo. E i pennini, vedi, in questa parte dell'apparecchio registreranno le tue onde cerebrali». «Come nell'uomo da 6 milioni di dollari?» «Più o meno. Ti piacerebbe essere come Steve Austin da grande?» «Nemmeno per idea!» reagì Danny mentre l'infermiera cominciava ad applicare gli elettrodi in corrispondenza di tutta una serie di piccole zone rasate sulla sua cute. «Il mio papà dice che un giorno o l'altro andrà in cortocircuito e poi finirà con l'acqua alla gola, insomma». «La conosco bene, quell'acqua», disse amabilmente il dottor Edmonds. «Ci sono finito anch'io qualche volta e senza salvagente. Un EEG può rivelarci un sacco di cose, Danny». «Per esempio?» «Per esempio se hai l'epilessia. È un piccolo problema per cui...» «Sì, sì, lo so che cos'è l'epilessia». «Sul serio?» «Sul serio. C'era un bambino che l'aveva alla scuola materna nel Vermont. Perché sai, io andavo alla scuola materna quando ero piccolo. Non avevo il permesso di usare il quadrante luminoso». «Che cos'era, Dan?» Il dottor Edmonds aveva acceso l'apparecchio. Una serie di esili linee presero a delinearsi sulla carta del grafico. «Aveva tutte quelle lucette, tutte di colori diversi, e quando si accendevano si illuminavano alcuni colori, ma non tutti, e si dovevano contare i colori. E se si schiacciava il bottone giusto si poteva spegnerla. Brent non aveva il permesso di usarla». «Perché a volte le luci lampeggianti provocano una crisi di epilessia». «Vuol dire che se avesse usato il quadrante luminoso a Brent sarebbero potute venire le convulsioni?» Edmonds e l'infermiera si scambiarono una rapida occhiata divertita. «L'espressione non è molto elegante, però è esatta, Danny». «Come?» «Ho detto che hai ragione, solo che dovresti dire crisi anziché convulsioni. Non è carino. Comunque adesso statene buono buono». «D'accordo». «Danny, quando hai quelle... beh, qualunque cosa siano, ricordi per caso di aver visto luci lampeggianti?» «No». «Strani rumori? Scampani? O squilli come di un campanello?» «Beh...» «O magari qualche strano odore come di arance, per esempio, o di segatura? O un odore come di qualcosa di marcio?» «No, signore». «A volte ti capita di aver voglia di piangere prima di perdere i sensi, anche se non sei affatto triste?» «No, no, assolutamente». «Allora va tutto bene». «Ho l'epilessia, dottor Bill?» «Non credo, Danny. Sta fermo, abbiamo quasi finito». La macchina ronzò e tracciò il suo grafico per altri 5 minuti, poi il dottor Edmonds la spense. «Ecco fatto, giovanotto», concluse Edmonds asciutto. «Adesso Sally ti toglie tutti questi elettrodi, poi vieni nella stanza accanto. Voglio fare 4 chiacchiere con te, d'accordo?» «Sicuro!» «Proceda, Sally. Gli faccia un time test prima di mandarlo di là». Edmonds strappò la lunga striscia di carta che la macchina aveva espulso e passò nella stanza attigua esaminandola. «Adesso ti faccio una punturina al braccio», disse l'infermiera dopo che Danny si fu infilato i calzoni. «E per assicurarci che tu non abbia la TBC». «Me l'hanno già fatta a scuola l'anno scorso», ribatté Danny senza molte speranze. «Ma è passato tanto tempo, ora sei un bambino grande, no?» «Beh, forse sì», sospirò Danny e tese il braccio al sacrificio. Quando si fu rimesso la camicia e le scarpe, varcò la porta scorrevole ed entrò nello studio del dottor Edmonds. Il medico sedeva sul bordo della scrivania, pensieroso, lasciando dondolare le gambe. «Ciao, Danny». «Ciao». «Come va la mano?» e indicò la mano sinistra di Danny, avvolta in una leggera fasciatura. «Non c'è male». «Benissimo, ho dato un'occhiata al tuo EEG e mi sembra a posto.
ma lo spedirò a un mio amico di Denver che si guadagna da vivere leggendo questa roba, tanto per essere sicuri, sai? Sì, signore. Dimmi di Tony, Dan. Danny spostò il peso del corpo da un piede all'altro. È un amico invisibile. L'ho inventato io, mi tiene compagnia. Edmonds scoppiò a ridere e posò le mani sulle spalle di Danny. Ora, questo è quanto dicono il tuo papà e la tua mamma. Ma adesso noi siamo a quattro occhi. Sono il tuo medico. Dimmi la verità e ti prometto di non dirglielo, a meno che tu non me ne dia il permesso. Danny ci pensò sopra. A un tratto nella testa gli si formò un'immagine stranamente confortante. Schedari, le antine che si chiudevano scorrendo, l'una dopo l'altra, con uno scatto leggero. Sulle targhette al centro di ogni antina stava scritto A.C. segreto, D.G. segreto, e così via. Danny si sentì lievemente riconfortato. Non so chi sia Tony, ammise con una lieve esitazione. Alla tua età? No, ha almeno 11 anni, o forse anche più vecchio, non l'ho mai visto proprio da vicino. Potrebbe essere abbastanza grande da guidare la macchina. L'hai visto solo da lontano, eh? Sì. E arriva sempre poco prima che tu perda i sensi? Non è vero che perdo i sensi, è come se andassi con lui e lui mi fa vedere le cose. Che genere di cose? Beh... Danny ponderò un attimo la domanda, poi raccontò a Edmonds la faccenda del baule di papà con tutte le sue carte dentro e di come l'impresa di traslochi non l'avesse perso tra il Vermont e il Colorado, dopo tutto. Era sempre stato là, nel sottoscala. E il tuo papà l'ha trovato proprio dove aveva detto Tony? Sì, sì, ma non è che Tony me l'abbia detto, me l'ha fatto vedere. Capisco. Danny, che cosa ti ha fatto vedere Tony ieri sera, quando ti sei chiuso a chiave nel bagno? Non mi ricordo. Ne sei sicuro? Certo che lo sono. Poco fa mi hai detto di aver chiuso a chiave la porta del bagno, ma non era esatto, vero? È stato Tony a chiuderla. No, no, lui come poteva chiuderla? Tony in realtà non esiste. Sono stato io, mi ha detto di chiuderla e io l'ho chiusa. Tony ti mostra sempre dove si trovano le cose smarrite? No, qualche volta mi mostra cose che devono ancora accadere. Davvero? Certo, una volta mi ha mostrato il Luna Park e il parco degli animali selvatici di Great Barrington. Tony mi ha detto che il papà mi ci avrebbe accompagnato per il mio compleanno e infatti mi ci ha portato. E che cos'altro ti mostra? Danny aggrottò la fronte. Scritte. Mi mostra sempre delle vecchie scritte e io non riesco a leggerle quasi mai. Secondo te, perché Tony fa una cosa del genere, Danny? Non lo so. Ma il mio papà e la mia mamma mi stanno insegnando a leggere e io mi do un grande affare a imparare, sa? Per poter leggere le scritte di Tony? No, è che voglio imparare a leggere. Ma anche per quello, sì. Tony, ti piace? Danny fissò le piastrelle del pavimento e non rispose. Danny? È difficile dirlo. Una volta sì. Una volta speravo che venisse ogni giorno, perché mi faceva sempre vedere belle cose. Soprattutto da quando la mamma e il papà non pensano più al divorzio. Ma ora, tutte le volte che viene, mi mostra cose brutte. Cose orribili. Come ieri sera in bagno. Le cose che mi mostra mi pungono come mi hanno punto quelle vespe. Solo che le cose di Tony mi pungono qui. E Danny con gesto solenne puntò un dito alla tempia, un bambino che inconsciamente mimava il suicidio. Quali cose, Danny? Non riesco a ricordare! Gridò Danny in preda alla sofferenza. Se mi ricordassi glielo direi, è come se non riuscissi a ricordare perché è così brutto che non voglio ricordare. L'unica cosa che mi ricordo quando mi sveglio è Red Room. Red Room o Red Room? Room. E che cos'è, Danny? Non lo so. Danny? Sì? Puoi far venire Tony adesso? Non lo so, non sempre viene. Non so neanche se voglio che venga più. Tenta, Danny. Ci sono io qui vicino a te. Danny guardò Edmonds, dubbioso. Il medico gli fece un cenno di incoraggiamento col capo. Danny sospirò ed ebbe un cenno di assenso. Però non so se funziona, non l'ho mai fatto con qualcuno che mi guardasse prima d'ora. E comunque Tony non sempre viene. Se non viene, pazienza. Voglio soltanto che tu provi. D'accordo.
Abbassò lo sguardo sulle scarpe da riposo di Edmonds che dondolavano lentamente avanti e indietro e proiettò la mente in direzione di suo padre e di sua madre. Erano lì, proprio al di là della parete dalla quale pendeva il quadro, nella sala d'attesa dove erano entrati, seduti l'uno accanto all'altra senza parlare, a sfogliare riviste, preoccupati per lui. Si concentrò più intensamente, corrugando la fronte, sforzandosi di penetrare nel senso dei pensieri della mamma. Era sempre più difficile quando non erano nella stessa stanza. Poi cominciò a percepire. La mamma stava pensando a una sorella. A sua sorella. La sorella era morta. La mamma pensava che era stata quella la cosa principale che aveva trasformato la sua, di mamma, in una simile puttana? In una vecchia carogna del genere, perché sua sorella era morta. Da bambina era stata investita da una macchina. Oddio, non potrei mai sopportare di nuovo una cosa del genere come quella di Aileen. Mai se fosse malato, davvero malato, cancro, meningite, cerebro spinale, leucemia, tumore al cervello, come il figlio di John Gunther, distrofia muscolare. Oddio, mamma si sente di continuo a parlare di bambini della sua età che hanno la leucemia, applicazioni di radiochemioterapia. Non potremmo permetterci assolutamente qualcosa del genere, ma naturalmente non possono lasciarti morire su una strada. Davvero, e comunque lui sta bene davvero, non dovresti permetterti di pensare. Danny. Quella macchina. Danny. Ma Tony non c'era, soltanto la sua voce, e mentre questa si affievoliva, Danny la seguì sprofondando nelle tenebre, cadendo, incespicando giù per una qualche magica voragine tra le scarpe dondolanti del dottor Bill. Oltre un sonoro suono schioccante ancora più in là, una vasca da bagno galleggiava silenziosa nelle tenebre con qualcosa di orribile adagiato pigramente all'interno, oltre un suono simile al dolce rintocco delle campane di una chiesa, oltre un orologio sotto una campana di vetro. Poi il buio fu perforato da un tenue raggio di luce, festonato di ragnatele. Quel debole lucore illuminò un pavimento di pietra sudicio e umidiccio. Non lontano, da un punto imprecisato, si udiva un suono meccanico, regolare, come un mugghio, ma attutito, che non faceva paura. Soporifero. Era la cosa che sarebbe stata dimenticata, pensò Danny con sognante sorpresa. A mano che gli occhi si andavano abituando alla penombra, scorse Tony appena davanti a sé, una sagoma confusa. Tony guardava qualcosa e Danny aguzzò gli occhi per vedere che cosa fosse. Il tuo papà? Lo vedi il tuo papà? Certo che lo vedeva. Come avrebbe potuto non vederlo persino la fievole luce della lampada dello scantinato? Papà era accovacciato sul pavimento e indirizzava il fascio di luce di una torcia elettrica su vecchie scatole di cartone e vecchie casse. Le scatole di cartone erano vecchie e ammuffite. Alcune si erano sfasciate e dagli squarci mucchi di scartoffi erano franati sul pavimento. Giornali, libri, fogli di carta stampati simili a fatture. Il suo papà li esaminava con estremo interesse. Poi papà alzava gli occhi e puntava la torcia in un'altra direzione. Il fascio di luce trafiggeva un altro libro. Un grosso libro bianco legato con un cordoncino d'oro. La copertina era di pelle bianca, o così sembrava. Un album di ritagli. Danny provò l'impulso di avvertire suo padre, di dirgli di lasciar perdere quel libro, che c'erano libri che non bisognava aprire, ma Jack si stava già arrampicando verso il libro. Il rumore meccanico che somigliava a un mugghio e che ora Danny riconosceva come quello della caldaia dell'Overlook, che papà andava a controllare 3 o 4 volte al giorno, si era tramutato in un ansito sinistro, ritmico. Ora, semmai, era un martellare scandito. E il puzzo di muffa e di carta umida e fradicia andava trasformandosi in qualcos'altro, nel sentore acuto di ginepro, della brutta cosa. Aleggiava attorno al suo papà come un vapore, mentre tendeva la mano al libro e lo afferrava. Tony era nel buio, da qualche parte. Questo posto disumano crea molti umani. E ripeteva senza posa la stessa cosa incomprensibile. Crea mostri umani. Ed eccolo che ricadeva di nuovo nelle tenebre, accompagnato dal pesante, tonante martellio che non era più il rumore della caldaia, ma il suono di una mazza sibilante che colpiva pareti tappezzate di seta, sollevandone nuvolette di calcinacci. Rannicchiato, impotente, su un tappeto giungla in tessuto di blu e di nero. Vieni fuori, questo posto disumano, a prendere la purga, crea mostri umani.
Con un rantolo che gli echeggiò nel capo si strappò dalle tenebre. Mani si erano posate su di lui e lì per lì si ritrasse pensando che la cosa tenebrosa del mondo di Tony l'avesse seguito. Chissà come, poi, mentre tornava nel mondo delle cose reali. Ed ecco che il dottor Edmonds che diceva: «Stai bene, Danny, stai bene. Va tutto bene». Danny riconobbe il medico, poi l'ambiente che lo circondava, lo studio. Fu scosso da brividi convulsi, irrefrenabili. Edmonds lo tenne fermo. «Hai detto qualcosa a proposito di mostri, Danny», prese a dire Edmonds non appena la reazione cominciò a calmarsi. «Di che cosa si trattava?» «Questo posto disumano», disse Danny con voce gutturale. «Tony mi ha detto, questo posto disumano crea... scosse la testa. «Non riesco a ricordare». «Via, fa uno sforzo». «Non riesco». «Tony è venuto?» «Sì». «Che cosa ti ha mostrato?» «Buio, qualcosa che martellava. Non riesco a ricordare». «Dov'eri?» «Mi lasci stare, non ricordo, mi lasci stare». Prese a singhiozzare senza freno, di paura e di frustrazione. Era tutto svanito, dissolto, in una sorta di vischioso caos mentale. Edmonds andò verso il lavandino e ne tornò porgendogli un bicchiere di carta colmo. Danny lo beve tutto ed Edmonds gliene portò un altro. «Va meglio ora?» «Sì». «Danny, non voglio tormentarti, romperti le scatole, insomma. Non riesci proprio a ricordare qualcosa di quello che è successo prima che arrivasse Tony?» «La mia mamma è preoccupata per me», disse lentamente Danny. «Le madri lo sono sempre, piccolo». «No, lei aveva una sorella che è morta che era piccola. Eileen. Pensava quando Eileen è stata investita da un'automobile e questo l'ha fatta preoccupare per me. Di altro non mi ricordo». Edmonds lo fissava assorto. «Pensava questo proprio ora? Là fuori nella sala d'attesa?» «Sì». «Come fai a saperlo, Danny?» «Non lo so. Lo Shining, immagino». La voce del bimbo era fioca. «Cosa?» Danny scorse lentamente il capo. «Sono stanco, molto stanco. Posso andare dalla mia mamma e dal mio papà? Non ce la faccio più a rispondere a tutte queste domande. Sono stanco e mi fa male lo stomaco». «Hai voglia di vomitare?» «No, no, voglio solo andare dalla mia mamma e dal mio papà». «Va bene, Danny». Edmonds si alzò in piedi. «Vada loro per un momento, poi mandameli qui perché devo fare una chiacchierata anche con loro, d'accordo?» «Sì, certo». «Là fuori ci sono dei libri da guardare. Ti piacciono i libri, vero?» «Sì, signore», disse Danny docilmente. «Sei un bravo bambino, Danny». Danny rivolse al medico un pallido sorriso. «Non riesco a trovare niente di irregolare», disse Edmonds a Torrance. «Niente sotto il profilo fisico. Sotto quello mentale è sveglio ed ha prova di avere una fantasia fin troppo accesa. Capita. I bambini devono adattarsi alla loro fantasia come un paio di scarpe troppo grandi, e quella di Danny è ancora troppo grande per lui. Gli avete mai fatto controllare il quoziente di intelligenza?» «Non credo in questo genere di test. È come infilare una camicia di forza addosso alle speranze di genitori insegnanti». Il dottor Edmonds ebbe un cenno di assenso. «Può essere. Ma se doveste sottoporlo al test, probabilmente scoprireste che per la sua età è nettamente al di sopra del livello medio. Per un bambino di non ancora 6 anni, le sue capacità verbali sono stupefacenti». «Con lui parliamo del tutto normalmente», disse Jack con una punta di orgoglio. «Penso che non abbiate mai dovuto sforzarvi troppo per farvi capire. È andato in trance mentre era qui con me, su mia richiesta. Esattamente come in bagno, ieri sera. Gli si sono rilassati i muscoli, il corpo si è afflosciato, i bulbi oculari si sono rovesciati all'insù. Un'autentica autoipnosi da manuale. Sono rimasto stupefatto e lo sono ancora». I Torrance si protesero in avanti. «Che cosa è successo?» chiese Wendy, oltremodo tesa, ed Edmonds le descrisse in ogni particolare la trance di Danny. La frase smozzicata di cui era riuscito a captare soltanto le parole mostri, buio, martellio e il seguito di lacrime di momentanea isteria e di nausea nervosa. «Di nuovo Tony!» «Che cosa significa? Ha qualche idea?»
più di una. Può darsi che non vi piacciano. Ce le sponga comunque. Stando a quanto mi ha detto Danny, il suo amico invisibile è stato davvero un amico, fino a quando non vi siete trasferiti qui dal New England. Da quel momento Tony è diventato una figura minacciosa. I piacevoli interludi si sono trasformati in incubi, tanto più spaventosi per vostro figlio, in quanto non riesce a ricordare esattamente in che cosa consistano queste parentesi angosciose. È una cosa abbastanza diffusa. Tutti noi ricordiamo più facilmente i sogni piacevoli di quelli spaventosi. Si direbbe che esista una sorta di paraurti in noi, da qualche parte, tra il conscio e l'inconscio. E in quel paraurti vive un diabolico puritano. Questo censore lascia trapelare solamente qualche spiraglio di luce. E spesso ciò che trapela ha valore meramente simbolico. Questo è Freud, molto semplificato, però descrive con una certa precisione ciò che sappiamo dell'interazione della mente con se stessa. Secondo lei, è possibile che il nostro trasferimento abbia influito così negativamente sulla psiche di Danny? Chiese Wendy. Non è da escludere. Se il trasferimento è avvenuto in circostanze traumatiche, è stato forse così? Wendy e Jack si scambiarono un'occhiata. Io insegnavo in un istituto preuniversitario, rispose lentamente Jack. Ho perso il posto. Capisco. Temo però che ci sia dell'altro. Potrebbe essere penoso per voi. A quanto sembra, vostro figlio ritiene che abbiate preso in considerazione l'idea di divorziare. Ne ha parlato con molta disinvoltura, ma solo perché è convinto che abbiate accantonato l'idea. Jack rimase interdetto, mentre Wendy si ritraeva come se qualcuno l'avesse schiaffeggiata. Tutto il sangue le defluì dal viso. Non ne abbiamo mai neppure discusso, non davanti a lui, e neppure tra noi due. Noi... Credo sia meglio che lei sappia tutto, dottore. Poco dopo la nascita di Danny io sono diventato un alcolizzato. Il problema dell'alcol mi ha afflitto per tutto il periodo dell'università. Si è attenuato un poco dopo che ho conosciuto Wendy. Ma con la nascita di Danny si è di nuovo acuito e il lavoro letterario, che considero la mia vera vocazione, andava come peggio non si potrebbe. Quando Danny aveva 3 anni e mezzo, ha versato una lattina di birra su un fascio di carte alle quali stavo lavorando. Carte che comunque non facevo che rimescolare a vuoto e... io... beh, maledizione. La voce gli si spezzò, ma gli occhi rimasero asciutti e fermi. Sembra una cosa bestiale raccontata così. Gli ho rotto un braccio, facendolo rotolare per sculacciarlo. 3 mesi dopo ho cessato di bere. Da allora non ho più toccato una goccia d'alcol. Capisco. Mi sono accorto che il braccio era stato rotto naturalmente, disse Edmond in tono neutro. È stato sistemato a dovere. Scostò la sedia dalla scrivania e accavallò le gambe. Se devo essere sincero, è ovvio che da allora il bambino non ha più subito maltrattamenti di sorta. A parte le punture di Vespa, non c'è niente sul suo corpo all'infuori delle normali ammaccature e graffi di cui fa sfoggio ogni marmocchio. Certo che no, disse con calore Wendy. Jack non aveva intenzione. No, Wendy, ne avevo l'intenzione e come. Ritengo che da qualche parte dentro di me abbia avuto davvero l'intenzione di fargli quello che ho fatto. O magari qualcosa di peggio. Riportò lo sguardo su Edmonds. Sa una cosa, dottore? Questa è la prima volta che tra noi è risuonata la parola divorzio. E anche la parola alcolismo. E il fatto di aver picchiato il bambino. Può darsi che alla radice del problema si collochi proprio questa circostanza. Io non sono uno psichiatra. Se volete far visitare Danny da uno specialista in psichiatria infantile, posso raccomandarvene uno eccellente, che esercita al centro medico Mission Ridge di Boulder. Ma non ho dubbi in merito alla mia diagnosi. Danny è un bambino intelligente, fantasioso, percettivo. Non credo che sarebbe stato tanto sconvolto dai vostri problemi coniugali quanto lo ritenete voi. I bambini piccoli accettano quasi tutto. Non sanno che cosa sia la vergogna, il nostro bisogno di nascondere certe cose. Jack si studiava le mani. Wendy ne prese una e gliela strinse. Ma ha capito che qualcosa non andava. Dal suo punto di vista, la cosa principale non era il braccio rotto, bensì la rottura o la minaccia di rottura del legame che esisteva tra voi due. Ha accennato al divorzio, ma non ha fatto parola del braccio rotto. Quando la mia infermiera gli ha fatto notare il callo osseo,
Lui si è limitato ad alzare le spalle. Non era una cosa che lo preoccupasse in modo particolare. È successo tanto tempo fa, mi pare che abbia detto. Che bambino. Non lo meritiamo. Ce l'avete comunque. In ogni caso, di tanto in tanto si ritira in un mondo di fantasia. Niente di insolito in questo. Un sacco di bambini lo fa. Se la memoria non mi inganna, avevo anch'io un amico invisibile all'età di Danny. Era un gallo parlante e si chiamava Chug Chug. Naturalmente nessuno riusciva a vedere Chug Chug all'infuori di me. Avevo due fratelli maggiori che spesso mi piantavano in asso e in una situazione del genere Chug Chug era proprio quel che ci voleva. E naturalmente voi due dovreste sapere perché l'amico invisibile di Danny si chiama Tony, anziché Mike o Al o Dutch. Sì, disse Wendy. Gliel'avete mai fatto notare? No, dovremmo. Perché preoccuparsi? Lasciamo che sia lui a rendersene conto a tempo debito, secondo logica. Vedete, le fantasticherie di Danny erano notevolmente più acute di quelle che si creano attorno alla consueta sindrome dell'amico invisibile. Ma proprio per questo gli pareva che il suo bisogno di Tony fosse ancora più impellente. Tony arrivava e gli mostrava cose piacevoli, a volte addirittura stupefacenti, sempre cose belle a ogni modo. Una volta Tony gli ha fatto vedere dov'era il baule smarrito di papà nel sottoscala. Un'altra volta Tony gli ha anticipato che mamma e papà l'avrebbero portato a Luna Park per il suo compleanno. A Great Barrington? Ma come faceva a sapere queste cose? È fantastico le sortite che ha a volte, quasi come se avesse una seconda vista. Avesse una seconda vista? Chiese Edmonds con un sorriso. È nato con l'amnio, disse Wendy debolmente. Il sorriso di Edmonds si tramutò in una risata sonora, cordiale. Fra poco mi direte che va soggetto a fenomeni di levitazione, disse Edmonds e continuava a ridere. No, temo di no. Non si tratta di percezione extrasensoriale, ma di qualcosa di perfettamente umano, che nel caso specifico di Danny è acuito in modo inconsueto. Signor Torrance, Danny sapeva che il suo baule si trovava nel sottoscala perché lei aveva guardato dappertutto tranne lì. È andato per eliminazione, che altro posso dire? È così semplice che Hillary Queen ne riderebbe. Prima o poi ci sareste arrivati anche voi, e per quanto riguarda Luna Park di Great Barrington, di chi è stata l'idea in origine? Vostra o sua? Sua, naturalmente. Facevano la pubblicità in tutti i programmi mattutini per i ragazzi. Impazziva letteralmente all'idea di andarci. Ma non potevamo permetterci il lusso di portarlo e glielo abbiamo detto. Poi una rivista per soli uomini, alla quale nel 1971 avevo venduto un racconto e mi ha mandato un assegno di $50. Proseguì Jack. Ristampavano il racconto in una raccolta annuale o qualcosa del genere, così abbiamo deciso di spenderli per Danny. Edmonds si strinse nelle spalle. Desiderio esaudito, più una fortunata coincidenza. Maledizione, scommetto che tutto qui. Edmonds abbozzò un sorrisetto. È stato lo stesso Danny a dirmi che spesso Tony gli ha mostrato cose che non si sono mai verificate. Visioni basate su un'errata percezione, insomma. Danny, a livello inconscio, fa ciò che i cosiddetti mistici e lettori del pensiero fanno in maniera del tutto cinica e cosciente. Proprio per questo lo ammiro. Se la vita non lo costringerà a ritirare le antenne, credo che diventerà un uomo di prim'ordine. Wendy annuì. Naturalmente era sicura che Danny sarebbe diventato un uomo di prim'ordine, ma la spiegazione del medico la colpì perché le pareva troppo pronta. Sapeva più di margarina che di burro. Edmonds non era vissuto assieme a loro. Non era stato presente quando Danny trovava bottoni smarriti. Le diceva che forse la guida ai programmi della televisione era sotto il letto, che secondo lui avrebbe fatto meglio infilarsi le soprascarpe di gomma per andare alla scuola materna anche se c'era il sole, e più tardi, quello stesso giorno, erano tornati a casa a piedi sotto una pioggia torrenziale. Edmonds non poteva sapere del modo curioso col quale Danny indovinava i loro pensieri. Magari lei, la sera, decideva di bersi una tazza di tè, ed era un fatto insolito. Andava in cucina e trovava la tazza già pronta, con la bustina filtro infilata dentro. Ricordava di colpo che doveva restituire i libri alla biblioteca e li trovava tutti impilati in bell'ordine sul tavolo del corridoio, con la scheda della biblioteca in cima. Oppure Jack si metteva in testa di lucidare con la cera la Volkswagen e trovava Danny già fuori, seduto sul bordo del marciapiede, intento
spinto ad ascoltare le note metalliche delle canzonette in voga negli anni 40 alla sua radio a galena. Allora perché ha gli incubi adesso? Perché Tony gli ha ingiunto di chiudersi a chiave in bagno? Perché Tony è sopravvissuto al suo periodo di utilità, disse Edmonds. O così almeno credo. È nato Tony, non Danny, in un momento in cui voi due lottavate per tenere a galla il vostro matrimonio. Suo marito beveva troppo, c'è stato l'incidente del braccio rotto e quel silenzio sinistro tra voi. Silenzio sinistro, sì. In quella frase c'era il succo di tutta la faccenda, i pasti consumati in quell'atmosfera di rigida tensione in cui gli unici discorsi erano «Per favore, passami il burro», oppure «Danny, finisci le tue carote», o ancora «Ti prego di scusarmi». Le noti che Jack era fuori casa e lei se ne stava distesa a occhi asciutti sul divano mentre Danny guardava la televisione. Le mattine che lei e Jack se ne stavano in agguato a spiarsi a vicenda, come due gatti che si accaniscono con un topolino. Dio buono, non smettono mai di far male le vecchie ferite. Orribilmente vero. Edmonds riprese a parlare. Poi le cose sono cambiate. Sapete, il comportamento schizzoide è una cosa alquanto diffusa tra i bambini. Lo si accetta perché tutti noi adulti concordiamo tacitamente sul fatto che i bambini siano un po' matti. Hanno amici invisibili. Quando sono un po' depressi capita che vadano a nascondersi nell'armadio, isolandosi dal mondo. Attribuiscono un'importanza da talismano a una coperta, a un orsacchiotto, a un tigrotto di peluche. Si succhiano il pollice. Quando l'adulto vede cose che non esistono, lo giudichiamo pronto per la cella con le pareti imbottite. Quando invece un bambino dice di aver visto un gnomo in camera sua o un vampiro fuori dalla finestra, ci limitiamo a sorridere con indulgenza. Abbiamo una spiegazione che consiste in un'unica frase per giustificare l'intera gamma di siffatti fenomeni infantili. Crescendo se ne libererà, intervenne Jack. Edmonds ammiccò. Parola mia, disse. Sì, ora direi che Danny si è trovato nella posizione più adatta per sviluppare una psicosi in piena regola. Vita familiare infelice, una fantasia molto accentuata, l'amico invisibile che per lui era così vero da diventare quasi vero anche per voi. Anziché liberarsi crescendo dalla schizofrenia dell'infanzia, avrebbe potuto benissimo crescervi assieme. E diventare autistico? Chiese Wendy. Aveva letto qualcosa a proposito dell'autismo, bastava la parola a spaventarla. Forse, non necessariamente però. Un giorno avrebbe semplicemente potuto entrare nel mondo di Tony e non uscirne più per tornare a quelle che lui chiama le cose reali. Dio! Ora però la situazione di fondo è radicalmente mutata. Il signor Torrance non beve più. Vi trovate in un posto nuovo dove le condizioni oggettive hanno costretto voi tre a un'unità familiare particolarmente accentuata. Certo assai più stretta della mia, dato che mia moglie e i miei amici non mi vedono più di 2 o 3 ore al giorno. A mio parere Danny è in una situazione che favorisce la sua guarigione e ritengo che il fatto stesso di discernere con tale chiarezza il mondo di Tony dalle cose reali la dica lunga sullo stato di fondamentale salute della sua mente. Dice che voi due non pensate più al divorzio. Presumo che sia nel giusto. O mi sbaglio? Sì, disse Wendy e Jack le strinse la mano facendole quasi male. Lei gli restituì la stretta. Edmonds annuì. Danny ormai non ha più bisogno di Tony. Lo sta scacciando dal suo organismo. Tony non è più foriero di visioni gradevoli, ma di incubi spaventosi di cui egli conserva un ricordo vago, frammentario. Ha interiorizzato Tony durante una situazione esistenziale difficile, direi disperata, e Tony non accetta facilmente di andarsene. Però se ne sta andando. Vostro figlio è simile a un drogato che tenti di disintossicarsi. Edmonds si levò in piedi, imitato dai Torrance. Come ho detto, non sono uno psichiatra. Se gli incubi continueranno, quando la prossima primavera avrà portato a termine il suo incarico all'Overlook, le consiglierei caldamente di farlo visitare da quel medico di Boulder. Lo farò. Beh, adesso andiamo a dirgli che può tornare a casa. La ringrazio. Da tempo non mi sentivo così bene. Ora il problema mi sembra molto più semplice. Anch'io sto meglio. Sulla soglia Edmonds indugiò a guardare Wendy. Lei ha o aveva una sorella, signora Torrance, che si chiamava Eileen? Wendy lo fissò, sorpresa. Sì, è morta quando aveva 6 anni e io 10.
Rincorreva una palla per la strada ed è stata investita da un furgoncino. A Somerworth, nel New Hampshire. È successo davanti a casa. Danny lo sa? Non so, non credo. Mi ha detto che lei pensava a sua sorella in sala d'attesa. Infatti, confermò Wendy. Per la prima volta da... beh, non saprei dire da quanto tempo. La parola Red Room ha un significato per voi. Wendy scosse il capo. Ha pronunciato questa frase ieri sera, disse Jack, poco prima di addormentarsi. Red Room. No, Room, corresse Edmonds. Su questo è stato preciso. Room, come liquore. Oh, si è adatta, non le pare? Levò il fazzoletto dalla tasca posteriore dei calzoni e se lo passò sulle labbra. E l'espressione shining significa qualcosa per voi? Questa volta scossero il capo tutti e due. Non fa nulla, disse Edmonds. Aprì l'uscio che dava nella sala d'attesa. Qui c'è forse un certo Danny Torrance che vorrebbe andare a casa? Ciao papà, ciao mamma. Danny si alzò dal tavolino dove se ne stava a sfogliare lentamente un libro illustrato con fotografie di animali in via di estinzione, borbottando ad alta voce le parole che riconosceva. Corse da Jack, che lo sollevò di peso. Wendy gli arruffò i capelli. «Se non vuoi bene la mamma e il papà, puoi restare col buon vecchio Bill», propose Edmonds, guardandolo di sottecchi. «No, no», disse Danny deciso. Passò un braccio attorno al collo di Jack, un altro attorno a quello di Wendy, e parve al settimo cielo. «D'accordo». Edmonds sorrise, guardò Wendy. «Se si presentasse qualche problema, non esiti a telefonarmi». «Sì». «Non credo che ce ne saranno», disse Edmonds con un sorriso.